Stiamo addentrandoci nel Parco Nazionale di Chitwan. C'è l'orecchio dell'elefante, quello africano, prende la mappa del continente africano. Invece l'orecchio dell'elefante asiatico prende la mappa dell'India. Questa parte qui, guardate, diciamo che siamo noi. Allora, e quelli africani? Siamo la testa. Siamo due cupole. Quello hanno solo un cupola su più piatto. Guardate che questi hanno due. Okay. Poi a proposito dell'elefante hanno due punti quelli africani, essendo che l'erba in Africa sono molto basse. Invece i nostri hanno un punto. Okay. E poi
poi i molari dell'elefante rinascono 5 o 6 volte in una vita. Quando non riescono, cioè non rinasce più i molari dell'elefante. E quando non riesce più a muovere, diciamo, lavorare nel corpo, quando diventa debole, e questi soffrono di fame. Allora a questo punto il proprietario dell'albergo non riesce a vedere il suo fatto di fare questi elefanti. E questi elefanti vengono sparati. Vanno alla libertà. Poi mettono sotto terra, dove sono morti, perché non riescono a trasportare, perché questi qui c'erano più di 4 come l'altro. Allora, quando riguarda le unghie dell'elefante, quelli africani hanno 4 davanti, 3 dietro, quelli asiatici hanno 5 davanti, 4 dietro. Allora, quanto riguarda queste macchie più rose, diciamo, più che l'elefante diventa vecchio, cominciano a uscire queste macchie. Quindi, come questi elefanti sono portati dall'India, non si sa. Il proprietario dell'elefante di quanti anni hanno queste macchie. Quindi in base a queste macchie che sia l'orecchio sia il prodotto danno una età dell'elefante. Quindi questo qui potrebbe avere circa 40 anni questo elefante, 40-42 anni. Allora, poi elefanti africani, sia quelle femmine sia quelle maschere hanno le zanne, invece i nostri hanno solo le maschere e le zanne. Allora poi ogni tanto si vedono le femmine che si chiamano, ci sono queste zanne qui, quelle che si chiamano macuna. Ah, non le hanno? No, non sono italiane. Stanno preparando dei panini per l'elefante e mettono dentro l'alimento buono, si aggiungono una pastiglia, l'elefante elimina la pastiglia e mangia quello che gli interessa mangiare. This year, this night you eat the chicken, huh? Chicken this night. Si mette in posa, eh? Guarda che si mette in posa.
chiudiamo a... Family of our staff. Ah, lei quella altra che... One of our family. The staff family. Lei? Cosa hai capito, Mario? Che va via con la macchina. What is your name? Sì, ma devo essere tornato a fare un po' di lavoro. Sì, a 18 anni è sposato.